Bentrovati cari amici con questo nuovo appuntamento della terza pagina della vostra emittente di informazione preferita. L'Elzeviro si occuperà per questo fine settimana, siccome è stato da poco celebrato il 1600° anno dalla nascita di Venezia, appunto di Venezia. Abbiamo pensato di proporvi per il 25 aprile un qualcosa di straordinario, ma non solo. È anche la festa della liberazione e nella seconda parte vedremo idealmente Vittorio Veneto, città della vittoria, dove un paio d'anni prima, nell'ambito delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, avevamo ricordato il tenente Alessandro Tandura, un eroe della liberazione, della primissima liberazione, e dopo vi racconteremo il perché. Cominciamo quindi con il 25 aprile 2017, quando l'amministrazione di Venezia, con il sindaco dottor Luigi Brugnaro, il consigliere con le deleghe alla tutela delle tradizioni, dottor Giovanni Giusto, in prima linea, sono riusciti ad ottenere da Sua Eccellenza il dottor Carlo Boffi, prefetto di Venezia, persona di grande cultura, l'autorizzazione di effettuare in piazza San Marco, nel giorno di San Marco, patrono di Venezia, ancora oggi considerato da tutti i veneti il loro santo patrono, la piazza a lui dedicata di fronte alla sua celeberrima basilica. Dovete sapere che Piazza San Marco è proprietà demaniale dello Stato, non del Comune di Venezia. Ed erano ben 220 anni che non veniva autorizzata una manifestazione di quella portata in quel giorno. Noi, con molta semplicità, l'abbiamo intitolata Save the Culture, salviamo la cultura in nome della cultura. Ovviamente è fondamentale anche la collaborazione, oltre che del Comune di Venezia, anche della maggiore associazione culturale attiva in quanto a storia, tradizione, cultura della nostra terra, Raise Venete. Solo per fare un esempio, nel giorno di San Marco, la tradizione vuole che venga regalato il boccolo, un bocciolo di rosa, alla propria amata. Immaginate il contesto. È da favola. E chi poteva essere il protagonista di questo speciale concerto nel giorno di San Marco, di fronte alla sua basilica? Antonio Vivaldi. E di Antonio Vivaldi ascoltiamo in Piazza San Marco le quattro stagioni. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
E come detto poco fa, per la festa della Liberazione, abbiamo pensato di proporvi un concerto dalla città simbolo della primissima Liberazione. In onore di un eroe, l'8 agosto 2015, presso la loggia del Museo della Battaglia, abbiamo celebrato appunto il tenente Alessandro Tandura, che proprio nella notte tra l'8 e il 9 di agosto del 1918 si è fatto lanciare con il paracadute, primo al mondo in azione di guerra, dietro le linee nemiche per organizzare il lavoro di intelligence che ha portato poi alla vittoria finale nella prima grande guerra. Sotto un aeroplano Savoia Pomiglio, pilotato dal capitano britannico Edward Bell e dal maggiore canadese William Baker, venne fatto un buco. Tandura si sistemò a cavallo di un asse, una fiasca di grappa per farsi coraggio e volo dall'altezza di 1700 metri per ritrovarsi nell'orto del parroco di Colle Umberto, un paesino a confine con Vittorio Veneto. Una sonora dormita, dopodiché sparì e cominciò la sua opera di spionaggio, intelligence si dice adesso. Di questo concerto vi proponiamo dell'immancabile Antonio Vivaldi, il concerto per violoncello e archi RV419 in La minore, dopodiché il primo e il secondo movimento, la sonata numero 2, opera 27 per violino solo di Eugène Ysaÿe, di Tommaso Albinoni il concerto per oboe e archi numero 2, opera 9, e per concludere di Johann Sebastian Bach un capolavoro, la fantastica aria sulla quarta corda, suite numero 3 in re maggiore, BWV 1068. Buon ascolto.
Thank you.
Speriamo di avere soddisfatto le vostre aspettative. Era la terza pagina dalla vostra emittente di informazione. 25 aprile, celebrato a modo nostro, con semplicità, ottima musica,
Abbiamo di che sorridere, sembra che si cominci ad uscire, si faccia qualche primo passetto verso la normalità. La raccomandazione è sempre quella. Cerchiamo di mantenere le distanze, cerchiamo di rispettare le regole, lo facciamo per noi tutti. E quando andiamo a fare la spesa ricordiamoci di privilegiare prodotti italiani, il nostro lavoro, e teniamo duro. Grazie e alla prossima.